Perché The Wisdom e chi se l'ha inventato? Allora, l'ho inventato io. È un nome, in realtà non c'è un motivo principale. Wisdom evoca Doom, che è un po' uno dei generi che suoniamo. Wisdom in inglese è saggezza, quindi un mix figo, Wisdom, semplice, un nome diretto, figo. Tutto quindi qua. Quindi una saggezza durissima. Sì, sì, molto dura. In realtà è iniziato, abbiamo creato prima il nome e poi il gruppo, cioè dal nome, no, con un nome così figo non possiamo non fare un gruppo e quindi abbiamo deciso di fare il gruppo dopo aver creato il nome. Dario, chitarra e voce. E ovviamente scriverai anche i brani. Beh sì, i testi soprattutto e poi i brani che scriviamo tutti insieme, come un gruppo. Hai una chitarra particolare, non so, Gibson, Fender, sì, che marca? Sì, ho solo una chitarra, è una Gibson SG del 77, abbastanza vecchiotta, sì. Bella, bella. Sì, sì. E come generatore di rumore? Come amplificatore? Come amplificatore in questo momento uso una GMP, una testata GMP Marshall del 74, abbastanza vecchia. E poi ora uso due casse 4x12, quindi full stack, sempre Marshall. Ora il modello preciso non mi ricordo, comunque. Comunque roba Marshall. Che picchia duro, perché insomma io l'ho sentito. Cosa. Sì, non si può non picchiare suonando sta. E c'hai anche una serie di effettini, pedali e cose, sì, interessanti. Sì, ho parecchi effetti. Il principale insomma è il Big Muff, il Fuzz, perché comunque è il fulcro del nostro suono, e poi vari insomma delay, chorus. E chi più ne ha più ne metta. Eh beh certo, per creare quel muro sonoro che riuscite a fare qualcosa ci vuole. Poi abbiamo un altissimo signore che sembra venuto appena da Londra, invece è... Francesco, chitarra e voce. Chitarra e voce, ma quindi siete in due a voce. E la chitarra, che chitarra è? Una Fender Jazz Master, un po' strano per il Doom perché è bella noise, un po' anni 90, però settata al giusto, diciamo che strilla. E amplificatore? Un Laney da 100 watt, molto cheap. Vabbè, l'importante è come suoni. È il risultato, sì sì, l'importante è il risultato. E poi insomma è abbastanza godereccio, ecco. C'è un assente, ma ne parliamo dopo, ma abbiamo un presente che sembra giovane. Sì, ma in realtà sono il loro coetaneo, però sembro sempre il più giovane. Comunque Luigi, batteria, e io sono insieme a Daniele che manca, che suona al basso. Siamo entrati nel gruppo con questo disco, perché l'EP precedente ci stava un'altra sezione ritmica, che salutiamo, Alessandro e il Fraia, il buon Fraia, che sono stati fondamentali per il gruppo e per parte dell'inizio della composizione di questo disco. Ma io in questo momento ho una stage custom normale della Yamaha, niente di che. Poi per il tour fortunatamente il buon Gabriele ci ha prestato una Gretsch con misure più adatte a ciò che suoniamo, e io quando avrò un po' di soldini da parte sto valutando una serie di acquisti di batterie un po' più serie, un po' più professionali e con misure più adatte al genere, insomma. E il basso, che basso ha? Chi è che lo sa? Daniele ha due bassi, un Music Man e un Fender Jazz Bass, e usa un Ampeg SVT Classic con 8, cassa 8x10, tutto insomma stack regolare, e Big Muff anche lui, vari effetti insomma. Nerissimo album, molto fico, con un'immagine esoterica, una cosa proprio. Che è un artwork molto, molto bello, c'è l'opera di Rise Above, che è un illustratore romano e collabora con artisti anche internazionali come Graveyard per esempio, ed è un grande illustratore, ci ha fatto un grandissimo disegno e siamo contentissimi. Il titolo è scritto in questo font così un po' strano, che è Hypothalamus. Come mai? Hypothalamus è un po' complicata e lunga la questione. Diciamo, l'ipotalamo è diciamo, una parte del sistema nervoso centrale che controlla tra le tante cose anche la fase del sonno. Questo è un concept, diciamo, sulle fasi del sonno, sulla fase del sonno, quindi infatti come potete vedere i titoli sono alfa, teta, delta e oneron, che in greco vuol dire sogno. Alfa, teta e delta sono diciamo le onde cerebrali che vengono messe in moto durante il sonno,
Ma attenzione, non è un riferimento ai REM. I REM non c'entrano un cazzo. Non c'entrano nulla, assolutamente. E quindi, come dicevo, un concept come base questa, il sogno, il sonno, per poi sviluppare parallelamente, diciamo, una riflessione un po' sulla caducità della vita, sulla morte, insomma, abbastanza un disco abbastanza disperato, con delle testi abbastanza pessimisti, però comunque in quel momento eravamo in questo mood. Fortunatamente la sala dove abbiamo registrato è la nostra sala. Lo sapevi, che... No, sì, è la nostra, quindi che è adibita anche a studio. Quindi abbiamo registrato Gabriele, che è anche poi uno dei produttori del disco e quello del proprietario dell'etichetta. Quindi non sei spaventato? No, ma è stato tutto fatto in famiglia, con una tempistica molto nostra, con i nostri tempi, quindi è stato fatto tutto a modo, insomma. Per quelli che sono convinti che oltre i 4 minuti non è radiofonico, è impegnativo. Il nostro brano del vecchio EP è andato sulla colonna sonora del film, dell'ultimo film dei Manetti Bros, che Paura, e lì hanno dovuto fare un radio edit per farlo entrare nella colonna sonora, perché altrimenti non sarebbe mai potuto entrare. Senti, come nascono i vostri brani? Come nascono? In genere da un riff, da un'idea di chitarra principalmente, o mio, di Francesco. Andiamo in sala, la facciamo sentire agli altri e ci sogniamo sopra quello che esce. No, ognuno inserisce. Sì, ognuno inserisce, dà la propria idea. Comunque in genere è sempre da un'idea di chitarra, un riff, e dopo poi si sviluppa un intero brano. E i testi? I testi dipende, perché nel vecchio EP l'avevamo scritti sia io che Francesco. Quest'ultimo disco l'ho scritti quasi tutti io, che mi trovo più nel mood, questo molto mood un po' depressione, quindi l'ho scritto perché in quel momento stavo in quel mood lì, e quindi è nato così, insomma. Teta. Da questo brano uscirà un video tra pochi giorni, un visual video fatto dal nostro amico Andrea Labate, e fra pochi giorni sarà sul nostro canale YouTube, insomma. E com'è il vostro canale YouTube? Il nostro canale YouTube, è www.youtube.com/thewisdomband, tutto attaccato. E ancora non c'è nulla, perché abbiamo aperto in questo pochi giorni fa, e ora fra qualche giorno ci sarà il video di questo brano. Ma poi quando ascolterete questa intervista sicuramente già ci sarà, quindi andate subito su YouTube. Sì, sì. .com/thewisdomband, tutto attaccato, tutto minuscolo, bellissimo. Il disco è stato, insomma, in formato CD, che come potete vedere, e poi essenzialmente, diciamo, la cosa di cui andiamo fieri e su cui puntiamo di più è quella dei vinili. Quindi abbiamo fatto 3 tipi di vinili, 2 copertine nere uguali a questa, con vinile transparent e pink, se non sbaglio, vero? Madonna, che figata! Sì, rosa e trasparente, beh, fa transparent and pink, se abbiamo un pubblico internazionale. E poi la versione limitata a 200 copie, con copertina bianca e vinile white, bianco, marmorizzato. Madonna, che figata! E appunto il disco è uscito per HPS e Vipsack Sound. Lo volete trovare, insomma, o nei nostri concerti, quindi venite ai nostri concerti, Goodfellas. Oppure sì, poi le distribuzioni Goodfellas e via discorrendo, negli Stati Uniti Old Civi e in vari insomma distributori in tutto il mondo, e poi nel sito HPS Vipsack Sound, che è www.vipsacksound.com, il nostro sito ufficiale www.thewisdom.com, tutto semplice. Il nostro Facebook, facebook.com/thewisdom. Il disco lo potete ascoltare sul nostro Bandcamp, quindi The Wisdom Bandcamp, mi ricordo più o meno il sito com'è. Potete scaricarlo sul sito, sul Bandcamp della nostra etichetta, che è Bandcamp Evipsex Sound. Che altri contatti ci abbiamo? La nostra email, non so se ci vuole bucare una data, info@thewisdom.com. In bocca al lupo e che la forza sia con voi. C'è chi mi ha detto daje come risposta, daje. E daje forte, allora. Daje. Grazie della partecipazione ai nostri programmi e alla prossima. Ciao. Grazie, ciao. Grazie.